felici innanzitutto per una bellissima giornata di sole e quindi qualcheduno dall'alto ci assiste evidentemente, e siamo altrettanto contenti che partiamo dal Vomero, perché questo è il primo anno che si svolge al Vomero. Il Vomero ha reagito benissimo, i due giorni trascorsi, venerdì e sabato, sono stati ricchi di partecipazione a tutti gli eventi organizzati da Comen e soprattutto anche per le visite che sono state fatte, quindi i camper nostri hanno funzionato a pieno regime, il Vomero ci ha accolto con grandissima tenerezza e familiarità, e quindi già stiamo facendo programmi per gli anni a venire per rendere questa piazza, che è rinata o che è nata, perché prima quasi si considerava un punto di passaggio e oggi è piazza degli artisti con il suo albero monumentale bellissimo, e quindi speriamo di costruire attorno a questa nostra partenza di stamane molto di più. Cercare di sensibilizzare sempre di più le donne a fare la prevenzione, perché l'incidenza del tumore al seno è una realtà, sono una donna su 9 che viene colpita ogni anno da questa malattia, un'incidenza che aumenta, è sempre di più in aumento, nonché c'è un abbassamento dell'insorgenza di età. Quindi l'unica battaglia, l'unica possibilità che noi abbiamo per sconfiggere questa problematica è la prevenzione. Io sono sempre molto imbarazzata nel parlare di questa roba qui. Io ho avuto un tumore al seno qualche anno fa. Se sono qui è perché ho fatto prevenzione. Ho fatto prevenzione in tempo, personalmente con l'autopalpazione e poi successivamente con tutti gli esami clinici che andavano fatto, e ho fatto tutto il percorso che oggi, per fortuna, grazie alla ricerca, è anche molto meno impegnativo. No. Ci prendiamo costantemente cura degli altri, dai fiorellini a casa, dai nostri animali, dai figli, dai mariti, dalle mogli, dagli amici, con grandissimo amore, però tante volte succede che quell'amore è sempre secondario al nostro. Circondarci di persone positive, ok? Intorno. E a scegliere ogni giorno un passo dopo l'altro la vita che vogliamo, perché, come ho detto poco fa, abbiamo un'incognita vera, che non è la malattia, è il tempo. Allora cerchiamo di usare al meglio possibile il tempo che abbiamo. La forma più grande di amore che possiamo usare, secondo me, è la prevenzione. Race for the Cure 2024.
siamo in tutte le altre sedi in Campania. Un applauso fortissimo a tutti. Grazie.